Siamo qui nella sede del Nastro Azzurro, antica istituzione che raccoglie tutti i decorati al valor militare della provincia di Messina e naturalmente in ambito nazionale tutti i decorati al valor militare di tutta l'Italia in tutti i vari conflitti che purtroppo hanno attraversato la sua storia. E questo è quello di cui si occupa il Nastro Azzurro. Il Nastro Azzurro si occupa della tutela della memoria. E in un momento così strano, così particolare come è oggi il nostro tempo, la tutela della memoria, la tutela della storia, secondo me ha un'importanza estremamente elevata. Noi non possiamo andare da nessuna parte se non ci ricordiamo cosa siamo e cosa siamo stati. Molte volte uno ci si domanda come mai è necessaria mantenere questa memoria. Io ricordo l'antico mito del Giano Bifronte e ribadisco, noi possiamo andare dove vogliamo se ci ricordiamo cosa siamo stati. Proprio ieri ero ad una conferenza presso la chiesa di San Giovanni di Malta. Prima di me ha parlato il generale Pisciotta, comandante della Brigata Aosta, rientrato da poco dal Libano e che ha fatto tantissime campagne fuori dai confini nazionali. E diceva proprio come il soldato italiano è totalmente diverso dai contingenti delle altre nazioni. Il soldato italiano, anche quando è nei momenti più difficili, nei momenti in cui deve usare le armi, alla fine è sempre ben voluto dalla popolazione, perché il soldato italiano porta sempre gioia e speranza. E questo è il senso in cui oggi deve essere considerato. Deve essere considerata l'attività delle nostre forze armate. E torniamo al Nastro Azzurro. Chi ne può fare parte? Chiunque. Chiunque abbia voglia, desiderio, senta il bisogno della tutela di quelle che sono le nostre grandi medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, di gente che ha onorato la patria col suo estremo sacrificio. Può fare parte del Nastro Azzurro. Messina è da questo punto di vista estremamente feconda, c'ha la bellezza di 33 medaglie d'oro, 32 decorati e 33 medaglie d'oro, perché il nostro Luigi Rizzo ne ebbe due. Ma ricordiamoci che le medaglie d'oro al valor militare si hanno anche oggi. L'ultima è stata il maggiore La Rosa, che con il suo sacrificio ha salvato i componenti del suo carro Lince. E quindi, come vedete, il valore ancora oggi esiste. Come ci si sente rispetto alle nuove generazioni oggi? Secondo me ci si sente come apripista. I giovani oggi hanno una serie di esempi negativi, purtroppo. E bisogna invece dargli degli esempi positivi. Abbiamo fatto qui, abbiamo celebrato un paio d'anni fa, una delle più belle medaglie d'oro della Marina Militare, il comandante Salvatore Todaro, nato al Santo, poco sopra questa sede, dove abbiamo posto insieme al Rotary di Messina, insieme alla Marina Militare, insieme al Comune, una lapide che ricorda proprio che quest'uomo è nato al Santo 6 mesi prima del terremoto. Quest'uomo che è stato chiamato il sacerdote del mare, il Don Chisciotte del mare, il quale dopo aver affondato la nave avversaria trasportava per centinaia di miglia in piena guerra i naufraghi fino a portarli in vista di costa e quindi sbarcarli in salvamento. Ecco, queste sono le nostre medaglie d'oro. Un'altra medaglia d'oro è Rizzo, Luigi Rizzo di grado di premuda, che ha fatto finire la prima guerra mondiale con l'affondamento della Santo Stefano e col precedente affondamento della Vienna. Abbiamo tanti di questi esempi che secondo me devono essere portati alla conoscenza delle giovani generazioni. Ho fatto tante conferenze nelle scuole e vedo che i ragazzi, tutto sommato, sono interessati a queste problematiche se qualcuno gliele pone davanti, altrimenti c'è la damnatio memoriae e tutto quello che è stato fatto per costruire questa Italia praticamente viene annullato e annichilito. Ecco il senso della partecipazione, ecco il senso del Nastro Azzurro, ecco il senso del perché e
è necessario che questi valori vengano proposti alle giovani generazioni. In questo senso e con questo spirito mi permetto di fare a tutti gli auguri più affettuosi e più cordiali per il Santo Natale, che secondo me è una festa che non può essere annichilita, non può essere eliminata, perché è la festa della nascita, è la festa della vita e, da cattolico praticante, è la festa che ricorda la venuta del Cristo nel mondo. È anche un buon anno nuovo, sperandolo il più possibile scevro da problemi che non possono essere affrontati e che in ogni caso possono essere ricondotti a un sereno vivere della nostra Italia, della nostra bella Italia. Auguri a tutti.